Ben ritrovati ragazzi, tappa numero 13 del Giro d'Italia 2021. Analisi diciamo breve, perché quest'oggi comunque è stata una tappa interamente piatta, si è attraversata la pianura padana, quindi tappa di trasferimento di 198 km da Ravenna a Verona. Non è successo praticamente nulla, si aspettava solamente la volata. La consueta volata, è partita una fuga tra cui spiccano anche oggi i nomi di Pejo e Marengo, veramente temerari. Quasi ogni giorno comunque riescono a centrare la fuga. Fuga ripresa, tenuta sotto controllo e ripresa poi nei chilometri finali molto agevolmente. Siamo negli ultimi 10 km, quindi nel clou della tappa, quindi arrivo in volata nella bellissima Verona. Si cominciano a formare i treni, l'andatura si alza come di consueto. C'è il treno della Cofidis per Elia Viviani, il treno della Kubeka per Giacomo Nizzolo, la Jumbo Visma per Groenewegen e anche il treno della Ineos, ossia la locomotiva umana Filippo Ganna, che praticamente a pochi chilometri dalla conclusione ha fatto quasi uno sprint, un cronometro per tenere davanti nelle prime posizioni la maglia rosa Egan Bernal. Parte la volata, siamo nell'ultimo chilometro. Edoardo Affini, il cronoman, il passista della Jumbo Visma, sembra mettersi davanti per tirare la volata al compagno di squadra Dylan Groenewegen, ma in realtà sorprende tutti e cerca di allungare. Lo fa, ci riesce e anche bene. Guadagna circa una 25-40 metri, diciamo. Pian piano sembra sempre più possibile, insomma, che possa tagliare primo il traguardo, perché veramente un'azione fulminea, bravissimo Affini, ma da dietro parte la volata, si raggiungono velocità altissime, fa il vuoto finalmente Giacomo Nizzolo, che supera Affini, che è andato veramente a poco da una sorprendente vittoria di tappa, e vince finalmente una tappa al Giro d'Italia. Dopo 10 secondi posti in un arrivo di tappa, in volata, finalmente Giacomo Nizzolo, campione italiano e campione europeo, riesce a vincere una tappa. Quindi bravissimo lui, volata praticamente dominata, secondo Affini, terzo la maglia ciclamino Peter Sagan. E domani il grande spettacolo, il Monte Zoncolan. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale e alla prossima con il Giro d'Italia. Buona giornata a tutti!